Devo i Ceof Italy, Renga critica a Fabrizio Moro e sui social scoppia una bomba. Durante la seconda puntata del talent show di Rai 2, il cantante Brasciano ha criticato le canzoni di Moro ma i telespettatori non hanno approvato. Ieri, 5 aprile 2018 è andata in onda alle ore 21:15 su Rai 2 la terza puntata di Cancelletto Tevo i Ceof Italy con la terza fase dedicata alle Blind Auditions. I quattro giudici Albano, Cancelletto Francesco Renga, Ilunga Ax e Cristina Scabbia hanno dovuto assistere ai nuovi provini senza vedere i volti degli aspiranti cantanti che si sono esibiti sul palco del talent show. Solamente, alcuni di loro sono riusciti a convincere i giurati che li hanno scelti nelle loro rispettive squadre. Inoltre, non sono mancate stoccate e frecciatine che hanno scaldato gli animi degli spettatori e dei social network. Che cosa è successo esattamente? Francesco Renga e l'attacco a Fabrizio Moro. La puntata di ieri sera è stata alquanto animata grazie ai vari siparietti che si sono creati sul palco. Ad aprire le danze della terza puntata di Tevo i Ceof Italy è stato Costantino della Gherardesca vestito da aristocratico demodé. Successivamente, si è assistito ad una sorta di dissing, frecciatine tipiche dei rapper che si insultano o che si prendono in giro tramite le loro rime, tra due noti cantanti della musica italiana. Si tratta di Francesco Renga, che dopo aver assistito all'esibizione del concorrente Mattia Mitrugno, ha criticato Cancelletto Fabrizio Moro accusandolo di scrivere canzoni troppo costruite. Sì, Fabrizio Moro, un po' troppa voglia di famo lo strano, di famo il battiato. Io trovo che alcune parole siano messe lì, un po' tirate per i capelli, ha detto il cantante Brasciano, accompagnato dal gelo del pubblico. Dopodiché, Renga, rendendosi conto di aver un po' troppo esagerato, si è corretto dicendo, io non ho nulla contro Fabrizio. Lui è un carissimo amico. Insomma, come la prenderà Moro? Rispetterà il suo parere o farà scoppiare le scintille? Chissà, nel frattempo sui social è guerra. Le squadre sono quasi al completo. Alla terza manche delle Blind Auditions, le squadre sembrano essere quasi al completo. La prima è quella di Albano che è composta da Francesco Bovino, Aurelio Fierro e Lunga R, Miriam Tancredi, Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Simone Marcelli, Raimondo Cataldo e Stefania Calandro. Il secondo team ha quello del sex symbol Francesco Renga, Asia Sagripanti, Mirko Carnevali, Marika Fortugno, Michelangelo Falcone, Antonello Carrozza, Virginia Mellino, Giovanni Sack, tenore che ha una vocalità che ricorda quella di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, Alberto Lionetti, Dalisa e Daniele Gentile. Per quanto riguarda il team di Cristina Scabbia è quasi completato con la presenza di Sabrina Rocco, Mara Sottocornola, Claudia Illari, Andrea Butturini, Ilenia Aquilone, Alessio Parisi, Elisabetta Enè, Antonio Marino, Graziano Campanella, Alessandra Machella e Laura Ciriaco. L'ultimo team è quello del veterano Ilunga Ax che ha scelto gli Uramavashi, duo indie pop composto dai fidanzati Niccolò e Gaia, l'ex cantante di Amici Rosy Castello, Andrea Tramacere, Beatrice Pezzini e Kimberly Madiaga, Antonio Licari, Riccardo Giacomini, Angelina Paola Iba e Angelica Peroni. Insomma, questi sono gli attuali concorrenti ammessi a Tevo i Ceof Italy, ma a mano che si procederà con il gioco diventerà più duro e i team si ridurranno a quattro componenti per squadra.